Ben ritrovati in New Smartphone, la nostra rubrica mensile che si tiene ogni ultima domenica del mese, dove vi racconto un po' le novità che stanno arrivando sul mercato mobile. Ma c'è una grandissima notizia, perché abbiamo deciso di portare questa rubrica in maniera analoga su Tutto Tech, il nostro secondo canale YouTube, ovviamente più a 360 gradi sulla tecnologia. Per non perdervelo, ovviamente dovete iscrivervi al canale, trovate il link in descrizione o nel primo commento e ovviamente ricordatevi anche di attivare le notifiche. Ma direi di partire anche perché ci sono tantissime novità durante il prossimo mese. Partiamo! Iniziamo con una novità in arrivo proprio nei prossimi giorni e parlo dell'azienda Poco, che se vi ricordate ha lanciato lo scorso anno il Poco F3, quindi atteso adesso il Poco F4. Beh, i rumor recenti parlano non di Poco F4, ma di Poco F4 GT ed è davvero una super chicca. La presentazione avverrà il 26 aprile alle ore 14 e bello in grande Poco ha già scritto quale sarà il processore di questo smartphone, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 1, ed è la prima volta che vediamo un processore top di gamma su uno smartphone Poco, quindi questo potrebbe segnare un segno di svolta per, diciamo, l'azienda. In ogni caso, quello che mi aspetto è un rapporto qualità-prezzo ultra competitivo, come il brand ci ha, diciamo, abituato un po' negli ultimi mesi e negli ultimi anni. Quindi sicuramente non arriverà a un super prezzo, tipo 300 euro, perché ovviamente il processore Snapdragon 8 Gen 1 costa. Ci sarà probabilmente un upgrade di prezzo, però mi aspetto che possa essere il prossimo flagship killer. Fra le altre specifiche trapelate c'è un display AMOLED Full HD Plus da 6,67 pollici a 120 Hz di refresh rate, una nuova tecnologia per quanto riguarda il sistema di raffreddamento, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Dove potrebbe sorprendere un po' meno è sul comparto fotografico, ma lo sappiamo, e d'altronde direi che per chi cerca la fotografia Poco non è sicuramente il brand più adatto. Detto ciò, manca l'appello almeno un Poco F4, che potrebbe essere una soluzione un pochettino più economica. Ora qui la domanda: che processore potrebbe adottare uno smartphone del genere, visto che lo Snapdragon 870 già è stato utilizzato lo scorso anno sul Poco F3? Io qui ho ancora il dubbio in testa, probabilmente un MediaTek, però per il momento pare che il 26 aprile vedremo solamente la versione GT, quindi poi avremo tempo per parlarne ulteriormente dei nuovi Poco F4, se ci saranno. Nel frattempo, sempre restando a tema azienda Xiaomi, è trapelata dalla Cina una lista di potenziali smartphone che riceveranno la nuova versione di Android 13, che è attualmente in sviluppo e arriverà verso l'autunno 2022. Questa lista è abbastanza ampia, parte dai Mi 10S, Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra e arriva fino agli ultimi Xiaomi 12, 12 Pro, anche 12 Lite, anche se ancora non è arrivato in Italia, e anche Xiaomi Pad 5. Nella famiglia Redmi invece da Redmi 10 fino ai K50, che sono poi i Poco F4 che arrivano da noi, e poi da parte di Poco invece sia Poco F3 fino a Poco M4 5G, saranno tutti aggiornati, quindi molto bene. Tra l'altro potrebbero arrivare con la nuova MIUI 13.5. Cambiamo azienda e parliamo di Google, perché a maggio ci sarà il Google Input Output, ovvero l'evento dedicato agli sviluppatori, che permetterà all'azienda di aggiornare un po' tutti sulle novità introdotte, diciamo, in tutto l'ecosistema di Google. Parlo di, ovviamente, ecosistema software. C'è però anche in previsione un po' di hardware, parlo di Pixel Watch, finalmente, e Pixel 6a. Partiamo dal primo, che a quanto pare potrebbe avere una forma circolare con un singolo pulsante oltre che corona digitale sul fianco destro. Qui vedete una primissima immagine trapelata, però attenzione che i fake possono essere dietro l'angolo. Sempre questa schermata ci indica che ovviamente misura la frequenza cardiaca, conteggia i passi, insomma potrebbe essere il primo esperimento di Google dopo l'acquisizione di Fitbit, e Fitbit fa prodotti davvero ottimi a livello di funzionalità e precisione delle misurazioni, prezzi un po' alti. Google potrebbe realizzare uno smartwatch
in più nel suo stile quanto riguarda il design e magari anche un pochettino più competitivo nei prezzi per rilanciare un po' questo mercato degli smartwatch Android. E poi è uscita anche una domanda di brevetto da parte di Google che indica che il Google Pixel Watch potrebbe avere una funzionalità, una chicca davvero davvero interessante, molto simile alle nuove cuffie Sony, dove ci basta toccare la pelle attorno all'orecchio per andare a interagire direttamente con le cuffiette. La tipologia di interazione è un po' la stessa, praticamente una volta che abbiamo lo smartwatch sul polso possiamo interagire semplicemente accarezzandoci il braccio o comunque il polso, e questo ci permetterà di, ad esempio, magari abbassare o alzare il volume, insomma andare a impartire azioni al Pixel Watch. Non sappiamo se questa tecnologia arriverà già sul Pixel Watch, anzi secondo me no, perché mi sembra un po' in ritardo la richiesta di brevetto, però potrebbe sorprenderci Google alla fine. In ambito smartphone invece sono trapelati dalla FCC, che è un ente regolatore, tre prodotti nuovi a marchio Google con nomi in codici, quindi non sappiamo ancora quali saranno quei dispositivi lì. Pare potrebbero essere Pixel 6a, Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Pixel 6a che era previsto per i Google Input Output, quindi a maggio, ma forse slitterà a luglio, un po' come è successo negli altri anni, insomma vedremo. Quello che avrà di certo al suo interno è il processore Google Tensor, che abbiamo già apprezzato su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, un processore non potentissimo, ma che comunque va ad avere una componente molto importante riguardo l'intelligenza artificiale e il machine learning. Quello che invece probabilmente non avrà Pixel 6 è il Motion Mode, ovvero quella modalità fotografica presente appunto nell'app Google Fotocamera, che permette di creare degli effetti, diciamo, un pochettino più carini di movimento durante lo scatto. Non una grande perdita, a mio avviso, però ecco, giusto sottolinearlo. Al momento pochissime le indiscrezioni e i rumor riguardo le specifiche tecniche, quindi non ci resta che aspettare. Ma andiamo avanti perché le novità sono davvero tantissime. Passiamo a Honor, che sta portando sul mercato in questi giorni Honor X8 e Honor X7, due smartphone di fascia medio-bassa, abbastanza economici e comunque interessanti. Durante il mese di maggio potrebbe finalmente arrivare Honor Magic 4 Pro, che abbiamo visto ampiamente durante il Mobile World Congress, e a fargli compagnia potrebbe esserci anche il neo annunciato, non ancora in Italia, ma chissà, magari presto, Honor Magic 4 Lite. Quest'ultimo misura 189 grammi di peso, ha un display LCD decisamente ampio da 6,81 pollici, quindi di Lite non ha poi così tanto a livello dimensionale, è un pochettino light sicuramente, probabilmente nel prezzo. Poi ha un comparto fotografico da 48 megapixel, oltre ad altri due sensori da 2 megapixel e una fotocamera selfie da 16 megapixel. All'interno Snapdragon 695G il processore, insomma vedremo, perché la cosa comunque interessante ovviamente sarà il fatto che è la versione light nelle specifiche dell'Honor Magic 4 Pro, però il design è molto simile, quindi comunque un design di fascia alta. Altro brand che potrebbe portare a brevissimo qualche novità è Realme, che potrebbe portare sul mercato anche italiano Realme GT Neo 3. Ne abbiamo già parlato anche in occasione del GT Neo 2, ne ho fatto la recensione pochi giorni fa perché il prezzo è davvero ultra competitivo. Questo è uno smartphone che a mio avviso arriverà più o meno a 449 euro. Il motivo? Beh, uno dei tanti è il fatto che ha la super ricarica rapida a 150 watt, praticamente si ricarica in circa una decina di minuti, da 0 a 100, velocità mostruosa. Poi ha un processore MediaTek Dimensity 8100, quindi sarà anche molto potente, molto prestante, un display AMOLED da 6,7 pollici a 120 Hz di refresh rate Full HD+, avrà già Android 12 con Realme UI 3.0 e avrà 6 o 8 GB di RAM con 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1, mentre la batteria sarà da 4400 mAh. E prima di passare a Samsung, parliamo di un'altra azienda che propone un modello di smartphone con un nome simile a uno smartphone Samsung. Parlo di Motorola, che porta sul mercato in questi giorni Moto G52. Interessante, Snapdragon 680, quindi comunque un processore poco energivoro ma che offre buone prestazioni, ma soprattutto nel complesso un prodotto abbastanza completo, con un display Full HD Plus a 90 Hz, una fotocamera principale a 50 megapixel con tecnologia Quad Pixel, una ultra granangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel, mentre la selfie cam è da 16 megapixel. Poi all'interno ha 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e 5000 mAh di batteria. Se questo però è uno smartphone già ufficiale, non è ancora ufficiale Motorola Edge 30, che è un prossimo arrivo
e sarà particolare soprattutto nell'aspetto del design. Per ora possiamo apprezzarlo solo in poche foto, sarà uno smartphone decisamente sottile, ma la novità secondo me interessante è all'interno. Processore Snapdragon 778G Plus, quindi sarà un processore decisamente votato anche alle prestazioni, poi ha un display a 144 Hz di refresh rate e avrà anche l'ingresso jack audio a 3,5 mm. Proprio il display, dicevo, 6,55 pollici, 6 o 8 GB la RAM, insomma, classici tagli, oltre a 4020 mAh di batteria. Ecco, quest'ultimo aspetto mi lascia un po' perplesso, perché il processore pare essere bello prestante e la batteria un po' risicata, e ovviamente è stato fatto probabilmente per il design, però ecco, ho paura che a sera ci arrivi con un po' di difficoltà. Comunque lo vedremo. E dicevo che il nome è simile a quello di Samsung, perché anche Samsung sta portando il suo nuovo Galaxy M, il Galaxy M52 lo abbiamo già visto, lo abbiamo già recensito, trovate la recensione sul canale e sul sito. Arriverà a breve il Samsung Galaxy M53, che andrà un po' ad affiancarsi alla lineup anche dei nuovi Galaxy A53. La novità delle novità di questo smartphone è che all'interno c'è un processore MediaTek, ovvero il Dimensity 900, che comunque lato performance non si comporta affatto male, quindi mi aspetto comunque una buona resa. Vedremo però come si comporta anche in relazione al peso della Samsung One UI, che non è da poco. Poi ha i classici 8 o 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, 128 megapixel di fotocamera, ultra granangolare da 8 megapixel e due sensori da 2 megapixel, uno per le macro e uno per la profondità di campo. Poi all'interno 5000 mAh di batteria con ricarica rapida a 25 watt. Ma se Samsung mi stai ascoltando, ricordati di portare sul mercato italiano il Galaxy A73, che all'interno ha lo Snapdragon 778G, che come abbiamo già visto sul Galaxy A52s si comporta davvero molto bene, e qualche specifica, diciamo, leggermente maggiorata. Come ad esempio il comparto fotografico, 108 megapixel sensore principale, un display leggermente più grande, anche questo comunque a 120 Hz di refresh rate, e una fotocamera anteriore da 32 megapixel. 5000 mAh di batteria, IP67 la certificazione contro acqua e polvere, insomma un buon prodotto che mi piacerebbe provare. E poi qualche rumor su Z Fold 4 è già trapelato, ma direi che per oggi è tutto, ne parleremo nelle prossime puntate, anche perché è uno smartphone, un pieghevole, atteso ovviamente per i mesi di luglio o agosto, quindi c'è assolutamente tempo per disquisire intanto le sue specifiche guardando ai rumor nelle prossime puntate di New Smartphone. Ma io vi ricordo di seguirci anche su Tutto Tech, dove domani uscirà la puntata analoga a questa rubrica, dove parleremo però delle novità in ambito tecnologia a 360 gradi, davvero imperdibile secondo me. E davvero tutto, lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!